Ecco a voi un classico esempio, tipico esempio di ciclistis Marcus Cappis alle prese con la riparazione e preparazione della sua bicicletta. Sicurezza prima di tutto. Sicurezza anche durante i lavori, anche da fermo, casco sempre in testa ben allacciato e via che si parte per il lago di Castel Gandolfo. Gandolfo. Sempre che la riparazione funzioni, eh? Che siamo già al secondo tentativo qua tra mastici vecchi e copertoni annodati. Allora, mo Una bella grattata alla catena e via. grattata, ma E brificata. partiamo, andiamo a rinfrescarci al lago. A dopo, ragazzi. Sabato, giorno 12 della mia uscita in bicicletta, il capo mi ha detto: ah, sabato riposiamo, dopo 11 giorni di pedalate ti devi godere una giornata di riposo. Sì. Ecco, abbiamo fatto 17 km con 500 metri di dislivello positivo per venire al lago. Di un po' Lago di com'è? Castel Gandolfo, beh, bel posto, dai. Mo adesso ci manca di fare tutto il giro del lago, uno sterratino. Così, giusto per raggiungere un po' di chilometri che I mancano sulle chilometri e gambe. poi insomma magari cerchiamo di tornare, di sfruttare tutte le discese e non Sì, dove non c'è la discesa io inizio a scavare perché oggi non ne ho proprio più, eh. E buonasera ragazzi, è sabato sera, è il mio 12° giorno di viaggio, sono ancora a casa ospite di Marco. Con lui sono appena andato a mangiare in un'osteria tipica romana dove abbiamo mangiato la gricia, la coda alla vacinara e siamo satolli fino qua. Oggi sarebbe dovuto essere un giorno di relax, riposo dopo i miei 11 giorni di pedalate lungo la Francigena. Ma alla fine abbiamo deciso di andare lo stesso in bici fino al lago, al Castel Gandolfo, che non è lontanissimo da qua, sono una ventina di chilometri, ma dopo essere arrivati lì ci siamo fatti un bagnetto nel lago, ci siamo rinfrescati, abbiamo mangiato un boccone, due sandwich, e poi abbiamo fatto il periplo del lago lungo la single track che è carinissima, in alcuni punti un po' tecnica. Se si va con una gravel, e da lì poi finito il giro del lago siamo tornati indietro. E il problema è che all'andata i primi 17 km si fanno quasi 500 metri di dislivello positivo, quindi non è proprio così rilassante come doveva essere la giornata. E il ritorno, essendo abbastanza la discesa a favore, Marco, che pesta veramente sui pedali, me l'ha fatta fare tutta tra i 32 e i 35 all'ora, senza minimo di soste, rallentamenti, si andava e basta. E niente, comunque è stato una giornata piacevole insieme a Marco, e domani andrò a Pescara col treno e da lì risalirò l'Adriatico per tornare verso casa, verso Vercelli, e la mia avventura in bici per questa volta sarà finita, ma ricomincerà presto sicuramente. A presto ragazzi, buonanotte.